Ragazze, buonasera. Allora, oggi, siccome devo registrare un get ready with me, però vi voglio fare vedere dietro le quinte la mia preparazione. Allora, intanto ho scelto quest'abito, che è come quello che ho indossato sabato, il caftano tutto dipinto a mano, solo che questo è in un altro colore, e ho scelto questa collana. Poi vi faccio vedere le mie luci. Allora, questa è una bella lampada con luce calda, sapeste quanto è calda. Qui c'è la ring light dove io metto il telefonino e qui c'è appunto la toilette dell'IKEA dove io mi preparo anche tutti i trucchi che voglio utilizzare, anziché poi appunto al momento li devo cercare. E quindi oggi ho preparato queste cose, ho preparato questa palettina col violo, ho preparato questa perché appunto voglio fare un trucco nei colori del viola. Questa è la mia panchetta dove mi siedo e quindi adesso lo comincio. Questo è un beauty case che ho preso da Lidl ed è pieno pieno di rossetti. Oggi l'ho preso perché appunto mi servivano due rossetti. E quindi questo è il dietro le quinte. Avete visto, ragazze? Così vi faccio vedere anche. Accendo il lampadario, anche naturalmente mi apro la finestra perché ormai c'è molto caldo. Anzi, devo prepararmi un ventilatore se voglio continuare a fare Get Ready With Me. Come vedete, ho il condizionatore, però mi dà fastidio il rumore, quindi preferisco, specialmente per truccarmi, il ventilatore. Ok. Salve ragazze, buonasera, come state? Un attimo che aggiusto il telefonino, l'inquadratura. Allora, oggi un trucco effetto abbronzatura perché ho utilizzato molta terra allora vi faccio vedere la cialdona, quella brillante che però è un po' colorata. Poi ho utilizzato quest'altra che è proprio una bella terra effetto abbronzatura e poi appunto in ultimo ho utilizzato questo rossetto, guardate che bello, che è un viola e che questo proprio con l'abbronzatura è il top. Poi ho messo l'illuminante e guardate un po' gli occhi. Sugli occhi ho messo parecchi ombretti, vi faccio vedere. Allora, da questa palettina misera misera che però contiene dei bei colori. Allora, da questa palettina ho messo questo, poi ho messo il grigio, poi ho dato un tocco di luce all'angolo con questo. Scusate le mie unghie, e insomma, ho fatto un po' di, come dire, no, di pasticci. Mi sono divertita a utilizzare tante cose. Poi ho messo un poco di questo qua si vede, sì. Poi ho messo un poco di questo che è quello che brilla. Mi sono, devo dire, divertita a utilizzare molti colori. Ragazze, vi dico che sono tutta sudata. Quindi, ragazze, mi devo inventare qualche altra cosa. Perché con i Get Ready With Me mi sa che stiamo finendo sempre per lo stesso motivo, perché sudo. E quindi mi sa che con i Get Ready With Me proprio magari ne farò uno ogni tanto, perché adesso è il periodo appunto in cui me ne vado a mare tutti i giorni, sono abbronzata e quindi poi metto solamente un po' di terra, un po' di rossetto e sono pronta. Niente ragazze, che cosa dirvi? Vi prego sempre appunto di mettere un like se i miei video e video vi piacciono, di iscrivervi al canale, chiedetemi quello che volete, appunto come vi dicevo durante il trucco, devo fare un video in cui vi parlo di piccoli elettrodomestici, perché l'altra volta vi ho appunto accennato che ho fatto la promoter e quindi ne capisco qualcosa, e una ragazza mi ha chiesto che voleva che parlassi di aspirapolvere. Polveri, specialmente quelli senza filo, quindi mi sa che farò un video. Anzi, se qualcuna di voi
adesso appunto sta vedendo questo video e deve acquistare un ferro da stiro, una caldaia, un phon, che ne so, un epilatore. Chiedetemi qualche cosa se siete in procinto di fare questi acquisti e vedrò di guidarvi un po' appunto ai prodotti migliori. Ragazze, allora a questo punto vi saluto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi e a mettere il like. E che dirvi, ci vediamo al prossimo video e vogliatemi sempre bene. Ed allora, ragazze, cominciamo. Ma vi devo dire che, a parte il fatto che le gocce mi cadono sempre qui, vi devo dire che diventa sempre davvero più difficile. Davvero, davvero più difficile. E va bene. Per fortuna queste gocce, ve l'ho già detto, è come mettere acqua, proprio non danno nessun fastidio. In primo piano potete notare tutti i miei capelli bianchi, però io ve lo dico, sto almeno un mese, quindi l'ho fatto per il 17 maggio, il mio compleanno, e quindi prima del 17 giugno io non lo faccio. Allora, andiamo con il correttore. Ragazze, che cosa mi raccontate? Io ieri era domenica, non sono andata al mare. Ci sono stata sabato. Sabato sono stata quasi tutto il giorno fuori e a casa non ho fatto niente. Ogni tanto riesco, perché sono stata al mare fino intorno così alle 3. E poi tornando, doccia, riposo, e poi appunto mi sono preparata per uscire la sera, tant'è che vi ho fatto anche il Get Ready With Me di sabato sera. Poi su Instagram ho messo delle immagini che riguardavano appunto la pizzeria dove sono andata a cena a Palermo. Sono andata alla Piazza Marina. Per chi conosce la storia, per chi conosce Palermo, a Piazza Marina è stato ucciso Gio Petrosino. Gio Petrosino, oggi facciamo un po' di storia. Intanto metto questa che è diventato il mio fondo, diciamo, estivo. Allora, facciamo un po' di storia, perché Gio Petrosino era un poliziotto italo-americano, cioè era palermitano, però lavorava in America, e poi appunto, essendo sulle tracce di mafiosi, di gente di malaffare, credo anche trafficanti di... Guardate che bella scura questa terra, trafficanti di droga, credo. Comunque, praticamente è stato ucciso, gli hanno teso un agguato. Lui appunto si è recato qua a Piazza Marina e lo hanno ucciso praticamente. Quindi è stato un vero e proprio agguato. E tanti anni fa ci fu questa fiction alla Rai, e lo interpretava Petrosino, lo interpretava Adolfo Celi. Allora, parentesi storia chiusa. Oggi ho visto che c'è qua un ombretto che ancora non ho provato, che mi piace un sacco, ve lo faccio vedere. Allora, è questo qua. E vi dico che oggi il trucco sarà o con questi ombretti, questi forti, oppure con questo, con questi qua che sono sul viola. E il rossetto sarà pure sul viola. Però ombretti voglio fare una base, poi metto quelli sopra. Vedo alcune youtuber che mettono 40.000 ombretti. Vi devo dire che già questo così da solo anche come base mi piace. Però oggi voglio fare un trucco pazzo.
pazzo, poi devo mettere un caftano estivo colorato, quindi un trucco oggi forte. Intanto vi faccio vedere quanto è bello questo ombretto anche da solo. È praticamente è una specie di beige dorato, doratino, bello. Allora, ora mettiamo, sono indecisa se mettere questo qua, questo azzurro, perché il caftano che devo mettere è pressappoco questo colore. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, intanto prendiamo il nostro pennello e cominciamo. Facciamo una cosa ora, aggiungiamo questo qua. Così creiamo una sfumatura. Ora all'interno insistiamo con questa specie di grigino. Ecco, altrimenti. Altrimenti la sfumatura non si vede più. Qua lo riprendiamo poco poco così. Ok, allora facciamo la stessa cosa nell'altro occhio. Allora, cominciamo con questo che è una specie di blu elettrico, decisamente è un blu elettrico. Poi continuiamo con questo. All'inizio sta registrandosi. All'inizio rimettiamo il grigino qua all'angolo. Che fa anche, diciamo, un bel punto luce. Rimettiamo un pochino di questo blu in centro, così. E ora vorrei un po' sfumare. Allora, voglio dare un'altra chance a questo eyeliner perché l'altra volta non mi scriveva, però può essere pure che siccome avevo un ombretto molto con tipo le pagliette, forse appunto era per questo motivo che non scriveva bene. Però non ho capito perché mi sembra che il colore si vada perdendo per strada, a che lo vedo, a che non lo vedo più. Ok, allora vediamo, riproviamo con questa eyeliner, vediamo che succede. Se questa volta è più scrivente. No, ragazzi, devo dire che sulla mano nuda mi scrive. Ma con l'ombretto no, non ho capito perché. Quindi riprendiamo il mio fido eyeliner brilluccicoso che fa sempre bene il suo lavoro, devo dire, ragazze. Lo fa bene il suo lavoro questo. Guardate che bello. Proprio appena lo passo, tac, scrive subito.
Faccio poco poco l'angolo con l'eyeliner. Vi dico che ancora con l'ombretto non ho finito, eh. Allora, che cosa mettiamo? La mia bella matita, che fino all'altra volta mi hanno chiesto che marca è la matita. Wycon. Io ogni tanto mentre mi trucco guardo che cosa inquadro. Mettiamo un pochino di correttore perché un po' di polvere dell'ombretto mi è caduto e quindi si è sporcato questo punto qua. Allora, vediamo che cosa. Dunque, io qua ho questo, però sto vedendo che come colore siamo molto lontani, perché questo è viola, questo è un po' di azzurro. Vediamo nella mia bella palette questa qua di Makeup Revolution che cosa posso mettere. Allora, vediamo questo qua, che è sempre un violetto. E vediamo, vediamo, mettiamo questo, dai. Ora lo vedete. Quanto è bello pasticciar. Ma quanto è bello pasticciar. Quanto è bello. Guardate che bel tocco di luce che sto facendo qua nell'angolo, vi faccio vedere qual è. Allora, guardate questo. Allora, questo è il tocco di luce che ho messo e questo invece è l'ombretto quello tutto sbrilluccicoso. È venuto fuori un bel pasticcio. Ma vi devo dire che a me piace. Allora, ora anziché passare al mascara, vi voglio fare vedere il rossetto che metterò. Un po' di pennello sporco di fondotinta che aiuta. Allora, mettiamo la matita. Mettiamo la matita e poi vi faccio vedere i rossetti che ho scelto. Ne ho scelti due di chicco. Allora ho scelto questo che è un glicine molto molto chiaro e proprio perché è molto chiaro non mi convince molto. E poi quest'altro sempre di chicco che però è un viola più scuro. Quindi penso che opterò per il viola più scuro, però nel frattempo quello chiaro ve lo faccio vedere, lo applico sotto. Vedete una passata com'è? Per i miei gusti è troppo chiaretto. Vediamo invece quello più scuro. Questo è più scuro.
abbondato con il rossetto perché ho visto che la matita che avevo messo non ci azzeccava moltissimo, quindi con tutto questo rossetto diciamo che si è coperto, però io una matita lo stesso colore ce l'ho. Bene. Ok, bello questo. Questo è un rossetto che in estate con l'abbronzatura molto forte è bellissimo. Allora, sto mettendo un pochino di cialdona, quella illuminante. Ok, allora ora prendo la mia palette di Too Faced, che non prendevo da un bel po' di tempo, e metto il blush rosa perché visto che ho questo rossetto così mi piace il rosa. Ok, rosino, ragazze, voi la seguite su Instagram? A Paola Turani, se non la seguite vi consiglio di seguirla perché è una bellissima ragazza con due bellissimi cani, con un bel marito, fa la modella, è una modella importantissima e ora è incinta, aspetta un bambino, quindi stiamo seguendo tutte noi follower la sua gravidanza. Allora, vado con l'illuminante di questa palette. Devo dire ragazze che ho ragione perché l'illuminante di questa palette proprio di Too Faced si vede tantissimo. E sto vedendo che questa è proprio sul dorato. Sì, decisamente si vede tantissimo. Infatti adesso la smorzo un poco. Mentre questo illuminante, no, questo è meno evidente. Ok, allora vediamo come la posso smorzare un po' così col pennello. È bello però questo illuminante perché proprio dà molta luce. Allora, ora facciamo un tocco di mascara. Un tocco di mascara e poi al solito mi vesto, metto gli orecchini, mi pettino e vi faccio vedere il risultato finito. Truccata, trucco e parrucco e abito. E nel frattempo io mi preparo, però vi faccio compagnia. Che ne pensate, ragazze? Fatemi sapere. Fatemi sapere del fatto che faccio questi Get Ready With Me. Li faccio per me perché mi preparo e per voi perché vi tengo compagnia. Anzi, l'altra volta una ragazza, più di una ragazza, mi ha chiesto di parlare di elettrodomestici perché in un video vi ho raccontato che ho fatto la promoter e quindi che ne capisco. E questa ragazza mi ha chiesto, una in particolare, di parlare di aspirapolveri senza filo. Quindi vediamo. Ok ragazzi, allora mi vado a pettinare e mi vesto e ci vediamo.